Salve a tutti ragazzi, chi vi parla è Mattia Iurescia. Oggi siamo sul mio primo video del mio nuovo canale e in questo video vi andrò a presentare il mio primo carico di Capodanno, il mio primo ed ultimo carico di Capodanno. Allora, iniziamo da roba abbastanza scarsa, ovvero un pacco di mingicciole da Jupiter da 60 pezzi. So, questi qua sono ancora a testina. Hanno 0,20 grammi al pezzo, pagati 49 centesimi. Poi un pacco di mingicciolo della Borgonova, 50 pezzi. Vabbè, ora non lo richiudo. Ok, l'ho richiuso. No, 0,14 grammi al pezzo. Questi qua hanno una miccia. E questi qua l'ho pagati 75 centesimi. Poi 3 pacchi di mincicciolo della Biotecnica Ateniese, questi due ce li ho ancora in giro panati. Questo pacco invece l'ho aperto e ne ho sparati qualcuno, sono abbastanza scarsi. Da 4,20 grammi il totale, quindi diviso 60 fa 0,07. Questo calcolo in realtà già l'avevo fatto prima, vabbè. Vabbè, comunque, sono 60 pezzi e sono, cavolo, mi stavo cadendo, e sono abbastanza scarsi. Però comunque li ho pagati 39 centesimi, quindi ci sta. Poi passiamo a qualcosa di più forte. 3 pacchi di Raudomanna. Questo pacco mi sa che già ne ho sparato qualcuno. Mi sa, sì. Vabbè, comunque hanno 0,15 grammi al pezzo. Sono 20 pezzi in totale, però in questo pacco ci saranno più o meno 15 petardi. Vabbè, anche questi sono pieni. Ora vi faccio vedere. Scaldo pieno e quest'altro è pieno. Ok, poi allora, vabbè, questo qui è un avanzo dell'anno scorso, Raudo dell'allievi, che dentro sono rimasti tre fiastardo rossi da 0,15 grammi. Questi abbastanza buoni, ormai sono finiti però. Vabbè, poi passiamo a qualcosa di un po' più forte. Mefisto Manna M30, pure questi qua è un avanzo dell'anno scorso e ci sono rimasti 8 pezzi, sì, no, 7 pezzi, scusate, ah no, 8, uno era nascosto dietro gli altri petardi. Comunque questo pacco l'ho pagato 4 euro, molto. Sono abbastanza forti. Poi passiamo a qualcosa di ancora più forte, ovvero questi due Match Cracker, anche questi avanzati dall'anno scorso. Questi qua hanno 0,60 grammi al pezzo e sono paragonabili agli Zero Special, quelli da ancora con la miccia. Vabbè, comunque poi ho un pacco di Viper Special. Questo qui è anche avanzato da 2-3 anni fa, è un avanzo, ci saranno rimasti una quarantina di vari. Questi qua non li sparerò perché comunque sono da collezione, diciamo. Poi passiamo, vabbè, a qualche cagatina per passare il tempo. Meteorite dell'Aless da 1 grammo al pezzo. Questi qua fanno un piccolo crackling per passare il tempo. Vabbè, poi anche questi qua per passare il tempo, delle micette da 10 pezzi, però io già ne ho sparati due, quindi mi rimangono 8 pezzi. E aspettate, ecco, 9,6 grammi di massa attiva, quindi 1 grammo per ogni fila di micetta all'incirca. Poi vabbè, passiamo a qualcosa per fare spettacolo. Poi passiamo alla roba più potente. Un pacco di razzetti Fischio e Colpo della Alessi da 0,5 grammi al pezzo. Ecco, ci sono 12 pezzi in questa bustina. Li ho pagati 1,50 euro. Non so se si vede. Ok, poi questo razzo molto più grande della Pirotecnica Ateniese da
27, aspettate, 27,9 grammi. Qui ho pagato troppo, 5 euro. È stata una ladrata. Vabbè, comunque. Poi, sempre qualcosa per fare un po' di spettacolo. Tre fontane della Giupiter, Cuca, fontane Cuca, da 26 grammi. E li ho pagati 3,99 euro. Poi passiamo finalmente a qualcosa di un po' più forte. 2 Romano Track Flashbang 1 da 5,62 grammi al pezzo. Anche questi qua li ho pagati un po' troppo, 2 euro al pezzo. E poi un Romano Track Flashbang 3. Questo qui 5,77, alla fine è uguale a quello. Questo qui l'ho pagato addirittura 3 euro. Quindi è stata proprio una latrata. Poi passiamo al pezzo più forte del carico. Questa busta con 16 Thunder. Ora ce ne sono 16, però in realtà ne avevo comprati 20. E poi 3 l'avevo venduti a un mio amico e uno l'ho sparato per testare. Aspettate che ne prendo uno. Qua un Thunder da 33 grammi netti. 33 grammi netti e molto buono. Hanno una spoletta prima di esplodere. Ah, quelli là li ho pagati una busta da 20 pezzi, 30 euro. Quindi 1,50 euro al pezzo, abbastanza buono. Ok, questo qua è tutto per questo video. Per questo video è tutto. E spero di portarvi altri video, ad esempio test di Thunder. Non lo so, vediamo. Comunque ci vediamo al prossimo video. Ciao!